A Torino l'appuntamento per parlare di un confronto, un incontro, anzi dedicato all'industria del software libero e all'esperienza francese. Cominciamo dalle cose più fondamentali. Che cos'è il software libero? Cioè, il software lo usiamo dappertutto nella nostra vita di tutti i giorni, però non siamo abituati a poterlo diffondere senza restrizioni, riutilizzare senza restrizioni, modificarlo per adattarlo ai nostri bisogni. Siamo piuttosto solo di utilizzatori passivi la maggioranza del tempo. Il software libero cambia tutto questo, è un software per cui è possibile ridistribuirlo senza nessuna restrizione, è possibile chiedere a un tecnico di modificarlo secondo le nostre specifiche per adattarlo ai nostri bisogni, è possibile condividerlo con altri utilizzatori senza nessuna restrizione. Diciamo, questa idea del software libero è nata quasi 40 anni fa, ha fatto un cammino importante e adesso ha completamente rivoluzionato tanto l'industria del software che l'utilizzazione del software in grandi imprese, piccole imprese e anche nelle amministrazioni. È stata presa in considerazione l'esperienza francese? Ma io direi che l'esperienza francese è abbastanza significativa, perché se vedete nel 99-2000, cioè circa 20 anni fa, il software libero non aveva nessun impatto nella società, non c'era nessun mercato, e oggi nel 2018 le ultime statistiche che risalgono al 2017 ci mostrano che l'industria del software libero francese pesa 4 miliardi e mezzo di euro, che è una cosa impressionante, e sta crescendo con cifre di crescita a due cifre. Okay. Quindi si tratta di capire come questo meccanismo e questa dinamica rivoluzionaria si è messa in piedi e quale parte di questa dinamica possiamo importare anche in Italia, che io considero un paese in cui il software libero ha molto potenziale per creare un'industria sana e efficace. Quindi quali sono i prossimi passi da fare? I prossimi passi da fare, io penso, sia la prima cosa è effettivamente analizzare quello che esiste altrove, perché se volete quello che è successo in Francia 20 anni fa è basato su una presa di rischio da persone che si sono lanciate in qualcosa di nuovo. Il vantaggio di ora è che 20 anni dopo il rischio non esiste più, si può guardare quello che esiste già, analizzare e quindi estrarre le buone lezioni, le buone pratiche e introdurle in un sistema con quello torinese o quello, diciamo, piemontese o italiano in generale, che secondo me è propizio a recepirle in maniera produttiva.